La pioggia rimane anche nella Future Race e quindi si parte ancora dietro la safety car. Le vetture quindi tutte incolonnate con la Malesia che dopo la vittoria in sprint race parte in pole position. Alla partenza Ferus Fausti cerca subito di andare in fuga. Lo seguono a ruota la Nuova Zelanda e la Francia, con l'Olanda che cerca di recuperare posizioni. Nel frattempo gli Stati Uniti finiscono subito fuori con Charlie Campbell, che però riesce immediatamente a ritornare in pista. Intanto la Francia va al sorpasso della Nuova Zelanda e conquista la seconda posizione. Problemi invece per l'Irlanda che si insabbia, ad Ancarol chiede la spinta dei commissari, ma rimane lì e si deve ritirare. Fuori anche Sudafrica e Italia. Fabio Nidi perde il controllo della vettura in frenata e finisce contro l'incolpevole Zaug. Gara finita per entrambi. Le condizioni sono quasi impraticabili, lo dimostra Earl Bamber che finisce fuori pista. Intanto cominciano i pit stop. La Malesia è la prima a fermarsi. Per Ferus Fausti però c'è qualche problemino nell'avvitare le gomme. Il pit stop si prolunga troppo per la Malesia, che rischia di perdere posizioni. Intanto rischiano il contatto Libano e Olanda. Per fortuna però entrambi rimangono in pista. Pit per la Francia invece. Loïc Duval ha guadagnato tantissimi secondi, fermandosi per ultimo. Cambio gomme assolutamente perfetto per la squadra francese. Pit stop molto veloce. E alla fine Loïc Duval riesce a tornare in pista davanti alla Malesia. Problemi invece per l'Olanda. Jeroen Blekemolen rientra ai box ma il team non è pronto. Il pilota olandese accusa dei problemi al cambio con l'acqua che è entrata nell'elettronica. Riparte nervosito Blekemolen. Intanto si gira la Corea. Tenta di ritornare in pista il pilota coreano, ma niente da fare. La sua gara termina qui. Intanto grazie a Pitt il Portogallo si trova in testa, ma Philippe Albuquerque finisce la sua gara in questo modo. Il pilota portoghese ha perso il controllo della vettura che è finita contro il muretto, poi contro un cartellone pubblicitario, prima di terminare la sua corsa nella sabbia. C'è bisogno quindi dell'intervento della safety car che raggruppa tutte le vetture, mentre la Francia è in testa, seconda la Malesia, terza la Nuova Zelanda. Riparte la corsa con Loïc Duval che tenta subito di andare in fuga. Il francese continua un ritmo gara a suon di giri veloci e per Ferus Fausti non c'è alcun modo di rimanere attaccato a Loïc Duval. Comincia intanto il valzer dei secondi pit stop. La prima a fermarsi è l'Australia, che però nell'uscire si affianca al Libano molto pericolosamente. Daniel Mord riuscirà però a superarlo. Intanto gli Stati Uniti che si trovavano in testa finiscono fuori. Nella sabbia Charlie Kimball. Disperazione per Michael Andretti. Ma l'incidente più spettacolare arriva pochi giri più tardi, con il Libano che perde il controllo della vettura, si scaraventa contro la Cina e si schiantano entrambi contro i muretti della prima curva. Rivediamo dal replay, Morad perde il controllo della sua monoposto in aquaplaning, finisce contro il posteriore della vettura di Opintung ed entrambe saltellano e si impennano verso le barriere. Per fortuna entrambi sono illesi. Grande spavento per la Cina e soprattutto per Opintung. Deve quindi tornare in pista la safety car, che ci rimarrà sino al termine della corsa, decretando così la vittoria per la Francia e Loïc Duval
che vincono la prima gara stagionale. Seconda vittoria della carriera per il pilota francese. Secondo posto per la Malesia e terzo per la Nuova Zelanda. Festeggiano nei box. Malesia e Francia sono ora in testa alla Coppa del Mondo, entrambe con 22 punti, seguite in terza posizione dalla Nuova Zelanda con 18 e in quarta dall'Olanda con 11 punti. Qui la gioia del team francese del direttore sportivo Olivier Panis con Loïc Duval che bacia la Coppa del vincitore. Quattro, due, tre.